oggi una buona adesione alla prima giornata ecologica a Castellammont? Sì, assolutamente sì, è una bella giornata, il sole ci ha anche aiutati, abbiamo circa una sessantina di adesioni, quindi molto buona la prima, come si dice, siamo molto soddisfatti. Adesso vedremo cosa verrà fuori, però siamo molto ma molto soddisfatti dell'adesione dei cittadini. Significa che comunque la popolazione ci tiene alla città e all'ambiente? Assolutamente sì, sono gli ulteriori passi che stiamo facendo proprio nell'ottica di una sensibilizzazione per quanto riguarda il rispetto all'ambiente. Come ho detto ai signori lì, noi siamo come amministrazione siamo impegnati sia per quanto riguarda la raccolta rifiuti di per sé, dove ci saranno anche lì alcuni provvedimenti, ma oggi parliamo di quello che è il decoro urbano, la pulizia della città. E da questo punto di vista credo che sia giusto fare una delibera di giunta che va a racchiudere tutte le precedenti, dove va a regolamentare quello che è, non solo a regolamentare ma anche a stabilire quali sono le sanzioni per chi sporca per terra, perché non è più possibile e non è più derogabile il fatto che ognuno tiri le carte per terra, che si tirino delle cicche per terra, che le deiezioni dei cani infestano la città. No, queste cose non vanno bene, per cui noi vogliamo assolutamente regolamentare questa cosa. Certo, ci sono anche delle incombenze per l'amministrazione comunale. Ho detto prima, noi abbiamo individuato a bilancio qualche soldino, lo useremo per sostituire e aumentare un po' i cestini che ci sono in giro per la città. Però ogni cittadino deve essere responsabile del proprio operato. Se uno fuma, la cicca se la porta in mano, quando arriva al cestino la spegne e la mette nel cestino. Non è un problema. Non è che se finisco in un posto tiro per terra. Non funziona così. Oggi qui, oltre al sindaco, anche assessori e consiglieri impegnati nella pulizia. Sì, abbiamo praticamente la maggioranza quasi al completo, però una domanda mi sorge spontanea. Ma la minoranza dov'è?